prima. Bene, così domani possiamo partecipare di nuovo alla messa, anche perché abbiamo celebrato, come ho detto all'inizio, la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Ma del resto, meius abundare, tanta grazia non può che farci bene. Poi vi ricordo che domani le messe sono secondo l'orario festivo in cattedrale e lunedì riprendiamo col nostro mese di giugno alle 8, alle 20 di sera qui sul Sagrato per le ultime battute e un ultimo incontro che vogliamo fare sulla strada insieme con Gesù. Scopriremo con chi lunedì sera. Il coro, come avete visto, ci ha fatto dono del canto. Tra di loro ci sono tanti ex cantori, per cui non è così corposo il coro, magari, ma tranquillamente li accogliamo di nuovo, anche perché ho visto che qualcuno era preoccupato. Se dovessi stonare, invece, evidentemente anche gli insegnamenti di tanto tempo fa resistono nel tempo. Scherzi a parte, ecco, questa è veramente una casa aperta a tutti, come ogni parrocchia, altrimenti non avremo da un po' di anni due rondinelle che fanno il nido qua sotto, e adesso c'è una bella nidiata di piccoli, e da qualche giorno hanno iniziato anche una coppia di merli, ma non vi dico dove, a fare il loro nido qua dentro. È un segreto fra me e loro. Il coro ci farà un dono il 27, la settimana prossima, sarà un concerto testimonianza sempre qui sul Sagrato, ci saranno loro, ci sarà anche una piccola orchestra che li accompagnerà ed è un momento aperto a tutti. Ringraziamo anche il Vescovo che ha condiviso questo momento con noi, a lui chiediamo ancora il dono di una benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andiamo in pace. Amen.